Bentrovati ragazzi, allora vediamo questi due esercizi abbastanza semplici. Si tratta di calcolare il limite e applicare, ove possibile, il teorema dell'Hopital. Allora, si voglia calcolare il limite per x che tende a 0 di 1 su x per integrale che va da 0 a x del logaritmo naturale di 1 più t in dt. Benissimo, allora ragazzi, come si fa? Allora, il limite per x che tende a 0. Questa funzione integrale l'ho descritta praticamente in questo modo, quindi integrale da 0 a x del logaritmo naturale di 1 più t in dt fratto x. Quindi, ovviamente, avendo una forma di determinazione 0 su 0, ragazzi, cosa faccio? Uso il teorema di dell'Hopital. Quindi, per il teorema fondamentale del calcolo integrale, io so, e lo richiamo qui, allora, io so praticamente che f' di x è uguale a f di x. Quindi, ragazzi, cosa ho fatto praticamente? Vedete? Avevo la variabile x come estremo di integrazione, quindi lo sostituisco da t e avrò il logaritmo naturale di 1 più x, ma questa, se ci fate attenzione, è già la derivata della nostra funzione integrale calcolata in x, chiaro? Quindi devo fare la derivata, no, per il teorema di dell'Hopital, la derivata del numeratore fratto la derivata del denominatore. Beh, la de derivata del denominatore è appunto uguale a 1, quindi avrò semplicemente il limite per x che tende a 0 del logaritmo naturale di 1 più x, che è appunto uguale a 0, perché il logaritmo naturale di 1 è appunto uguale a 0, andando ovviamente a sostituire alla x il valore 0. Quindi sono molto semplici, quindi pochi esercizi giusto per chiarirci. Allora, vediamo in questo caso cosa succede, ragazzi. Abbiamo il limite per x che tende a più infinito di integrale che va da 0 a x quadro di t per arco tangente di 2t, tutto fratto x alla quarta. Ovviamente usando in questo caso, no? Sempre il teorema fondamentale del calcolo integrale che richiamo, lo riscrivo subito. Allora, in questo caso abbiamo che f' di x è uguale a g di f di x, no? Perché dobbiamo fare la derivata di una funzione composta per f' di x, ok? L'abbiamo visto nel video precedente. Benissimo, ragazzi. Allora, cosa faccio? Vado a sostituire alla t la funzione x quadro, quindi avrò x quadro arco tangente di 2x quadro, poi devo moltiplicare per f' di x, cioè la derivata di x quadro, che è appunto 2x. Tutto fratto, beh, dato che questa è la derivata, no? La derivata di f di x, ragazzi, devo derivare per dell'Hopital anche questa funzione. E quindi la derivata di x alla quarta è 4x alla terza, ragion per cui faccio le dovute semplificazioni, vedete 2x, il 2 lo semplifico con 4 e x con x al cubo, quindi avrò semplicemente x quadro arco tangente di 2x quadro fratto 2x quadro. Ovviamente poi x quadro e x quadro ancora si semplificano, cioè l'avrei anche potuto fare prima, ma ho voluto, diciamo, un po' pulire, no? La scrittura. E quindi avremo in questo caso quindi il limite per x che tende a infinito di arco tangente di 2x quadro fratto 2. Ma l'arco tangente per x che tende ad infinito, l'arco tangente tende a pi greca mezzi, è uguale a pi greca mezzi, quindi avrò pi greca mezzi fratto 2 che è appunto uguale a pi greca quarti. Quindi in questo caso, ragazzi, abbiamo avuto non la forma 0 su 0, ma abbiamo avuto la forma infinito su infinito. Quindi abbiamo ovviamente di nuovo applicato, no, il teorema di dell'Hopital, quindi scriviamo uguale con l'H sopra e niente, quindi questi sono esercizi abbastanza semplici, ragazzi. Li ho voluti richiamare perché tante volte non si fanno, però quando vengono dati poi magari mettono in difficoltà gli studenti. Benissimo, credo e spero soprattutto di essere stato chiaro e arrivederci al prossimo video. Ciao ragazzi!